Salve ragazzi, è arrivato il momento di parlare di quello che è stato Avengers Infinity War, pellicola attesa da 10 anni e che si è dimostrata all'altezza delle aspettative, regalando momenti spaccamascella. Quindi, intro! Bene, la casa delle idee è riuscita nel suo intento. 10 anni dopo che Robert Downey Jr. indossa la sua tuta da Iron Man, l'MCU ha riunito i suoi più potenti eroi per affrontare il folle titano pazzo Thanos in un gigantesco evento crossover che risulta divertente, scioccante e massiccio. Anche se non si perde mai di vista il fatto che ci sarà una seconda parte l'anno prossimo, si tratta di momenti su schermo dannatamente impressionanti e maestosi. I registi Anthony e Joe Russo e gli sceneggiatori Christopher Marcus e Stephen McFeely hanno fatto un lavoro piuttosto sbalorditivo nella allestire un gruppo così ingombrante e multisfaccettato, ma soprattutto il brivido di vedere questi personaggi riunirsi è assolutamente epico, con una sceneggiatura piena di emozioni, di umorismo, di vigore, capace di imprimere un'impronta action fantasy e trasmettere il vero senso del pericolo che questi personaggi affronteranno. A livello di trama, Thanos inizia la sua ricerca delle gemme dell'infinito, che sono un po' il collante stesso dell'universo cinematografico Marvel, per realizzare il suo sogno di tutta la vita, ovvero spazzare via metà dell'universo, per bilanciare e creare equilibrio. I nostri eroi così si affannano per localizzare e proteggere queste potenti gemme e trovare un modo per fermarlo prima che sia troppo tardi, generando una lotta che scuoterà il tessuto stesso dell'esistenza. Thanos si è affermato come una terrificante minaccia fin da subito ed è un enorme sollievo che il malvagio da lungo tempo in realtà funzioni. Josh Brolin porta la giusta miscela di minaccia, gioia e pathos e per un personaggio in computer grafica manifesta una concreta e vera fisicità. Non solo è imponente, ma è anche brutalmente rapido e trasmette una godibile frenesia in alcune sequenze di lotta, traducendo il tutto in momenti visivamente spettacolari ed energici. La prima ora trasmette un'atmosfera di terrore ben congegnata e coerente, poiché viene mostrato esattamente ciò di cui è capace Thanos, ed è qui che entra in gioco la longevità del franchise. Conosciamo e amiamo questi personaggi, e qui li stiamo osservando dinanzi al fatto che questa potrebbe benissimo essere la fine per tutti loro. Buona parte della pellicola è così impegnativa e così ricca di eventi che ha malapena il tempo di tirare il fiato. Una volta svanito il brivido iniziale di vedere tutti questi personaggi nello stesso film, iniziano ad inanellarsi momenti scenografici visivamente brillanti e ispiranti, che erigono un puzzle stratificato di action e pathos che mantiene i livelli di tensione al massimo consentito. Gli intervalli seri e di terrore vengono a volte stemperati da piccoli momenti di sana leggerezza di fronte a questo Armageddon, con alcune battute divertenti nel puro stile Marvel Universe. Ci sono anche particolari scorci di nuovi mondi alieni splendidamente coreografati su schermo, e i fratelli Russo esplorano e concretizzano ampiamente le dinamiche tra i vari gruppi di Vendicatori e non. Lo temi? Lo eviti. La fine è vicina. Dobbiamo coalizzarci. Come stai, Buck? Niente male. Per la fine del mondo. Quello che succederà ora determinerà quello che succederà al resto del mondo. Quando hai detto che avresti aperto il Wakanda al resto del mondo, non era certo questo che immaginavo. E cosa immaginavi? Le Olimpiadi? Magari anche Starbucks. Le sequenze di battaglia in Wakanda sono qualcosa di superlativo, con un'ordinata sregolatezza per quel che concerne il tripudio di personaggi a schermo durante la battaglia, strizzando l'occhio ad alcune battaglie del Signore degli Anelli. Il cast si conferma solido e poliedrico, e pieno di attori che portano di poco avanti le loro piccole dinamiche, come il rapporto di quasi padre figlio tra Tony Stark e Peter Parker, Bruce Banner continua ad esplorare la sua umanità in contrapposizione al furioso Hulk, e Gamora che ci regala momenti drammatici di un certo spessore. Nel film si delinea un grande Doctor Strange, molto più a suo agio qui che nel suo film da solista, portando prospettiva e recitazione come un eccellente controbilanciamento a Tony Stark. Solida interpretazione per il Thanos di Josh Brolin, che incarna il motore trainante su cui verte la pellicola. Thanos è senza ombra di dubbio un nemico di elevato spessore e profondità. In un certo qual modo, ogni villain è l'eroe della propria storia, e qui lo è in maniera magistrale. Personaggi come questi credono di agire in modo giusto, essendo in conflitto col resto del mondo. Casualmente anche Thanos pensa di essere nel giusto e si comporta in modo nobile, cercando di portare a compimento il suo obiettivo. E fino a quel momento non si fermerà mai, perché crede che fra lui e la riuscita della sua missione ci sia solo la debolezza dei suoi antagonisti. L'imprevedibilità è l'ingrediente chiave in Avengers Infinity War, ed è quell'imprevedibilità che ti mostra chiaramente perché i Marvel Studios sono spanne sopra ad altre produzioni mediatiche, e perché gemma dopo gemma, anno dopo anno, hanno portato questo maxi universo commerciale cinematografico a resistere alla prova del tempo pur mantenendo alta la sua freschezza creativa. Tutto questo è stato inglobato nell'essenza di Infinity War tramite un pensiero e un ragionamento ben oculato e
strutturati, ognuno dei quali serve il prossimo con una straordinaria verve e lungimiranza che arricchisce la storia mentre intrattiene in ogni occasione. Come non scordare alcuni inusuali ed eccezionali accoppiamenti dei personaggi, come quello tra Thor e Rocket, o Doctor Strange e Iron Man, capaci di regalare qualche sorriso ma al tempo stesso elettrizzare dal punto di vista visivo. Questo è celebrativo per ogni personaggio quanto un evento a sé stante, e ci vorrebbe una recensione separata per elencare tutte le battute meravigliose, i cameo e i rimandi alla tradizione del Marvel Universe. Gli effetti e la fotografia sono sorprendentemente di primo ordine, il che non è esattamente uno shock per un film che, secondo quanto riferito, è costato un budget tra 300 milioni e 400 milioni di dollari. Abbiamo un vantaggio. Lui verrà da noi. Abbiamo quello che Thanos vuole. Perciò lo useremo. Parliamo del tuo piano. Non è male, a parte che fa schifo. Al piano ci penserò io. E in questo modo diventerà ottimo. Wow. La fine è vicina. E allora? Metà dell'umanità continuerà ad esistere. Perfettamente bilanciato. Come tutto dovrebbe essere. Ci sono almeno una mezza dozzina di punti nel film che faranno tremare le fondamenta di applausi quando al fronte di battaglia in Wakanda arriva un certo personaggio che non vi dico in questa sede. La sceneggiatura sa temperare vari picchi di scala con dialoghi serrati, innumerevoli battute e momenti di pura azione cinetica e visivamente brillante. Il ritmo del film è implacabile e ogni volta che entri in una situazione con una serie di personaggi ti viene una contemporanea voglia di sapere cosa sta succedendo sugli altri fronti di battaglia. È davvero strutturato come un evento crossover di fumetti, ambientato sinergicamente su vari titoli interconnessi, ognuno dei quali manifesta un problema completo prima di passare a quello successivo. I registi hanno fuso la totalità emotiva che permeava dai 18 film di questo decennio, giostrando egregiamente i personaggi più iconici del pianeta, così da far percepire che nessuno di loro fosse sprecato in base al contesto, alzando concertalmente la posta in gioco ad un livello così alto che non ci sia altra forza sulla Terra che potrebbe resistere alla minaccia a cui si assiste. Marvel ha messo tutta se stessa nella realizzazione di questo film, col risultato che Infinity War è una pellicola capace di suscitare tensione e paura, ricorrendo a toni più cupi da quelli solitamente utilizzati dal franchise. Il film dei fratelli Russo risulta godibile e piacevole grazie anche all'intervento di un Thanos eccezionale, villain che si dimostra spietato come promesso. Si sente molto il boato di un blockbuster imponente e maestoso, detentore di un'enorme partecipazione emotiva e visiva. Grazie a un lato artistico così strutturato e imponente, Infinity War è riuscito a far immergere nei combattimenti dei Vendicatori come nei loro sentimenti, così come in quelli di Thanos. Ogni personaggio ha senso di esistere in un universo nel quale siamo cresciuti tutti, e la loro possibile caduta da entrambi i fronti non fa che mantenerci sotto una pressante tensione fino alla chiusura della pellicola. Ricordo che tutto questo è il culmine di un'idea che è iniziata come una sequenza post-credit 10 anni fa. È un pezzo di storytelling emotivo, sempre potente e coinvolgente. I registi Anthony e Joe Russo hanno ripetutamente dimostrato di essere maestri nel loro mestiere. Hanno realizzato un film straordinariamente impressionante che mostra il loro occhio acuto per lo spettacolo e l'azione, conferendo senza dubbio ad Infinity War lo scettro di progetto più ambizioso mai realizzato da Marvel Studios fino ad oggi, con più personaggi del mondo dei fumetti di quanti non potremmo nemmeno iniziare a nominare. Infatti i registi sono riusciti a valorizzare ogni singolo membro del cast, senza disdegnare i personaggi secondari e le classiche comparse. Altro traguardo per questo genere di pellicola è stato quello di conferire in maniera chiara alla figura di Thanos i canoni del super cattivo, ridefinendo i parametri per i villain non solo nell'universo cinematografico Marvel, ma nel futuro dei cinecomic. Infinity War è tutto quello che volete, ma non è nulla di ciò che vi aspettate. È divertente, sorprendente, cupo e pieno di gustose interazioni tra i personaggi che non sono mai stati insieme sullo schermo prima. Che dire, Avengers Infinity War potrebbe essere accolto come il capitolo Marvel più fenomenale di sempre, in grado di portare i normali canoni action, la scenografia, lo script e il puro coinvolgimento emotivo verso apici sorprendenti e monumentali mai visti prima nella storia del cinema.